Questo approdo di Thiago Motta può piacere, non piacere, ma per me aria fresca. Aria fresca, bisogna fare aria fresca. Bisogna avere aria fresca e bisogna avere l'entusiasmo di avere un nuovo allenatore. Finalmente la Juventus ha presentato Thiago Motta, non ufficialmente, però aspettiamo la presentazione ufficiale. Sul sito della Juventus ha dato il comunicato. Vediamo, vediamo. Noi siamo, diciamo, abbiamo voglia di vedere gioco, abbiamo voglia di vedere divertimento, perché ho sentito che Thiago Motta vuole che i tifosi si divertino, che abbiano consapevolezza che la Juventus vuole, sperando, cambiare pagina, cambiare volto nel fare gioco, nel proporre un qualcosa che con Allegri non si immaginava neanche la società e soprattutto noi tifosi, perché con Allegri ovviamente non abbiamo visto niente, niente di concreto, niente di succoso nel pensare che la Juventus poteva far rimanere ancora Allegri, perché se no la Juventus con Allegri, se rinnovava ancora con Allegri, la Juventus era finita. Finita mentalmente, psicologicamente, ovviamente. Perciò adesso vediamo con l'approdo di Thiago Motta la Juventus cosa farà di buono, cosa farà nel futuro prossimo, perché la Juventus ha bisogno soprattutto di un futuro, ma soprattutto di un progetto che Thiago Motta preme nella voglia di improntare carattere ai giocatori, uno spirito di gioco, che l'Eventus ha bisogno di spirito di gioco. Dopo di questa dirigenza con Allegri, Giuntoli aveva le mani legate, perché con Allegri non poteva fare niente, perché Allegri era sotto contratto, e adesso con Allegri fuori dalle ok, adesso ha carta bianca e può fare quello che vuole. Ok? Giuntoli. E adesso stiamo a vedere, vediamo. Io aspetto di essere fiducioso, perché adesso dobbiamo aspettare il comunicato, la presentazione ufficiale, però speriamo di essere fiduciosi, perché non puntiamo già subito nel dire che con Thiago Motta la Juventus è a posto. Dobbiamo attendere, dobbiamo pazientare. Adesso con l'avvento di Thiago Motta speriamo di vedere una Juve più competitiva, con acquisti
decenti anche per il futuro della Juventus, adesso con che ci si aspetta che Thiago Motta alleni giocatori giovani anche con prospettive future e anche con preparatori atletici all'altezza, con il suo team, con il suo entourage, come si dice. E vediamo, 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 attendiamo, calma, calma, attendiamo e speriamo. E speriamo, speriamo anche per la Champions, però sappiamo che la Champions è un capitolo a parte, è un capitolo a parte perché bisogna essere sempre concentrati, però bisogna vedere, intanto, intanto, benvenuto Thiago Motta alla Juventus. E speriamo in meglio, in meglio. Bisogna essere fiduciosi, ok? Tutto quello che volete, ma soprattutto bisogna vedere gioco. Bisogna vedere un'evoluzione di gestione della squadra, tecnico e tattico. Ma soprattutto divertimento da parte di noi tifosi che vogliamo vedere una Juve concreta e che faccia del suo meglio per ritornare ad essere la Juventus di una volta. Ok? E con questo ho detto tutto, grandi linee, speriamo bene e ripeto, benvenuto Thiago Motta, fa del tuo meglio, perché a noi tifosi ci vuole, pretendiamo, perché abbiamo aspettato anche troppo. Perché con Allegri non abbiamo visto niente e speriamo in un futuro migliore. Va bene? Ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete. A posto. Niente, e siamo contenti così. Dai, avanti così. Avanti tutta e voltiamo pagina. Va bene? Ciao ragazzi.